Il rito della cerimonia occulta della sezione 322 dell'Ordine del Teschio e delle Ossa viene presentato ai membri del gruppo, dove l'iniziato deve recitare una sorta di ruolo detto dello schiavo. Quindi gli viene chiesto chi l'ha ridotto in quelle condizioni e lui, secondo il rito, deve rispondere la società, lo Stato, la sottomissione e la falsa religione. Poi gli viene indicato uno scheletro, ai piedi della figura una corona e una spada. All'iniziato viene chiesto se si tratta di uno scheletro di un re, di un nobile o di un mendicante. Siccome il candidato non è in grado di dare la risposta giusta, gli viene spiegato che l'unica cosa che conta è il fatto di essere un uomo. Ci sono analogie poi che riguardano l'ordine del teschio e delle ossa con la cosiddetta confraternita della morte. Come detto più volte, l'ordine del teschio e delle ossa ha uno dei compiti di gestire persone d'élite a livello mondiale, in grado di governare interi paesi.